con tutti e a tutti quanti i relatori. Parliamo di questo DDL 2688 che ha come titolo Disposizioni per prevenire la manipolazione dell'informazione online e incentivare l'alfabetizzazione mediatica. Sono 8 articoli. Scritti, io vi accenno solo qualcosa, insomma io introduco, poi abbiamo fior fior di avvocati e di esperti del mondo online, del web, che ci diranno meglio, però il nostro sentire comune è che come si regola questo, io pongo la domanda, come si regola questo mondo talmente vasto, talmente ampio che lo trovo quasi assurdo ingabbiarlo dentro regole. Bisogna assolutamente cercare di non essere liberticidi, come si suol dire, liberticidi, fermare il pensiero garantito dalla nostra Costituzione in primis. Naturalmente questo qui è un progetto che viene dalla maggioranza, io ve lo dico, insomma, perché la senatrice Gambaro è presidente della Commissione Cultura del Consiglio d'Europa e andando a vedere l'operato in Europa si parla di questo. Noi che siamo dalla parte opposta e che contestiamo, insomma, tutta questa gabbia costruita contro e forzatamente contro la nostra volontà, siamo molto critici, quindi ci preoccupiamo che non vengano messe regole che vanno a discapito di un pensiero per ora minore, ma che non si sa mai che possa crescere e svilupparsi. Non voglio dire altro, insomma, io sono totalmente contro questo DDL, è ben chiaro. Nonostante anch'io nel passato abbia subito di tutto e di più dal web, io anche insomma, ho dovuto rivolgermi ad avvocati e difendermi da diffamazioni, però l'ho fatto, tra l'altro me l'hanno anche archiviato e non vedo perché dobbiamo aver paura. Uno si difende, chiede poi la smentita, c'è la possibilità, e il mio pensiero in particolare è che non va fermato, non va fermata la dissidenza, o comunque tutti devono avere spazio di parlare. Ora passerei la parola a Giulietto Chiesa. E poi a Tino Cabras che conducerà tutto quanto e passerà poi lui la parola ai relatori. Ancora grazie per essere qui e speriamo che sia interessante. Volevo ringraziare tutti i senatori, compresa la mia collega Monica Casaletto, che è qui e che con me, insomma, combatte in Parlamento. Siamo pochi, però insomma, ci teniamo nel nostro piccolo spazio ad avere le nostre opportunità e di farsi sentire. Grazie. Allora, grazie alla senatrice De Pin e grazie al senatore Bartolomeo Pesca, che è anche qui lui. Siamo contenti di avere, come dire, una rappresentanza istituzionale, per quanto per il momento piccola, ma insomma, sono convinto che è solo per il momento, nel senso che stiamo cominciando un lavoro. Io mi riservo di dire 2 o 3 cose un po' più avanti, mi è stato assegnato il compito di guidare un po' questa discussione, parleremo con tutti gli oratori che abbiamo qui, sono autorevoli tutti, e poi sentiamo anche le opinioni vostre. Diciamo così, in poche parole, io per quanto mi riguarda ritengo che siamo in un periodo estremamente grave. Quello che sta accadendo non è uno scherzo, è un cambio di paradigma che sta avvenendo in modo surrettizio, cioè come al solito i poteri hanno imparato una cosa, che prima di sovvertire cambiano le leggi con le quali sovvertiranno. Il meccanismo è ormai diventato, come dire, stabile. Prima creano le nuove leggi che creano il terreno per sovvertire, poi sovvertono, e sovvertono da questo punto di vista legalmente, perché hanno fatto la legge per sovvertire. Questo è il classico. Apparentemente, legalmente. Sì, apparentemente, certo, evidentemente, bisogna sapere che c'è un gioco, del quale però sfortunatamente, e qui faccio una battuta, grazie al mainstream, che è un fake mainstream, la gran parte del pubblico non lo sa, non se ne accorge. E questo è il più grande forse di tutti i fake che sono stati inventati negli ultimi 40 anni. Ci ho detto, io darei la parola a Glauco.
Benigni, che è con me, per la verità, e con molti altri presenti, il fondatore di una nuova struttura che, guarda caso, noi abbiamo cominciato a discutere quest'estate, ad agosto, mi pare, un po' prima, perché prevedevamo quello che stava per accadere, e abbiamo messo in piedi un tentativo di forma di organizzazione della resistenza. Questo tentativo si chiama UAC, abbiamo lungamente discusso come chiamarci, prima avevamo pensato a una forma tipo United Bloggers, blogger uniti, poi abbiamo pensato che no, in realtà non sono soltanto i blogger, e abbiamo dato un altro nome, WAC, Web Activist Community. Bello. Noi siamo gli interpreti di una comunità dove ci sono i blogger naturalmente, che hanno una audience ormai molto numerosa, molto più numerosa di quello che appaia, siamo messa tutta insieme. Ma la comunità non è fatta solo di blogger, la comunità è fatta di cittadini normali che usano la rete per esprimere la loro opinione. E quindi il nostro discorso è quello di, anticipo un pochino forse quello che voleva dire Glauco, ma insomma, per presentare, perché è uno strumento, non è che sia l'unico strumento, è uno strumento che stiamo approntando per avere le condizioni materiali della difesa, perché qui bisognerà difendersi. È chiaro che non è che se fermiamo la legge finisce questo discorso, eh? Guardate il panorama che c'è in corso. Stamattina leggevo, ho ricevuto da Margherita Burlan le notizie sul web. Sta succedendo in Francia che il governo incarica una decina di testate giornalistiche di stabilire il tribunale del giudizio. Vedete cosa dove siamo arrivati? Questo è negli Stati Uniti, sta accadendo una cosa analoga. In Germania, Santa Inquisizione, proprio. Ma insomma, non è che se fermiamo la legge Gambaro finisce qui, è soltanto, sarà soltanto la vittoria. Io sono sicuro che la fermiamo perché la ricopriremo di ludibrio di fronte al pubblico. Ma il problema non è questo, il problema è che c'è un'offensiva reazionaria, esplicita, anticostituzionale contro la legge fondamentale di questo paese, a cominciare dall'articolo 21. Due parole, soltanto volevo dare la parola a Glauco. Bene, allora buongiorno a tutti, grazie, abbiamo già ringraziato nuovamente la senatrice De Pin per questa, diciamo, opportunità, secondo me, di spiegare però la scena nella quale ci troviamo, perché è facile farsi coinvolgere dalla passionalità e dire adesso noi ci organizziamo, reagiamo e così via, però io che mi occupo da tanti anni di queste questioni devo rilevare che purtroppo in Italia si è persa un po' di vista la scena globalizzata nella quale ci troviamo, no? Per esempio io se offendo il capo della Repubblica da una pagina Facebook italiana rischio delle sanzioni, se però lo offendo in italiano da una pagina che ho aperto in Albania, in Slovenia, non succede niente. Se carico un filmato erotico su YouTube mi chiudono l'account, se lo carico su YouPorn magari faccio milioni di visionamenti. E così via, no? Quindi c'è qualche cosa che non va, evidente. Cioè noi non possiamo discutere dell'applicazione di un eventuale disegno di legge che si tramuterà in legge su scala nazionale, perché è comunque un'azione assolutamente parziale. Allora permettetemi di fare un po' una carrellata, alziamo l'osservatorio, no? Nel 1995 alle Nazioni Unite il problema si è posto da subito. Dobbiamo regolamentare il web, dobbiamo capire qual è il livello di libertà da concedere, qual è il controllo, chi, perché, come e così via. Dopo 10 anni, nel 2005, Kofi Annan era molto attivo e volle affidare alla International Telecommunication Union di Ginevra, che è un'agenzia dell'ONU, il ruolo di convocare delle assemblee internazionali che si definiscono International Governance Forum. In questo momento ce n'è uno in corso a
a Ginevra, ma non c'è una riga sui giornali, non si sa. Quindi sono 12 anni che tutti i rappresentanti, tutti i soggetti attivi della comunità, diciamo, internazionale si incontrano con regolarità e discutono le questioni che a noi ci stanno preoccupando, ma insomma. Che cosa è successo però in questi forum, fora al plurale? Che tra i soggetti attivi inevitabilmente ci mancherebbe, purtroppo, da qualche per un verso, meno male dall'altro, ci sono le cosiddette aziende, le corporation, cioè sia le corporation commerciali che quelle tecnologiche. Queste corporation e anche il governo degli Stati Uniti non ama il clima con il quale si organizza il consenso per tradizione Nazioni Unite, cioè non ama il voto dei governi, non ama la dominante governativa. Quindi che cosa ha imposto a questa assemblea? Ha imposto di utilizzare, e questo è molto importante, io vi sollecito a riflettere su questo perché è un cambio di prospettiva epocale, ha imposto una cosa che viene definita sistema multi-stakeholders. Non so se qualcuno ne ha mai sentito parlare, ma insomma noi siamo qua in un'aula del Senato. Io mi rendo conto che questo sistema, che peraltro va avanti da anni, è per noi una cosa ignota, invece è fondamentale per capire dove ci stiamo avventurando. I multi-stakeholder, gli stakeholders sono gli aventi diritti, i portatori di diritti, per cui si considerano aventi tutti quanti lo stesso peso, la stessa dignità quando si siedono intorno al tavolo. Chi sono? Sono i governi, le aziende, le accademie. Perché? Perché le accademie posseggono dei brevetti fondamentali per lo sviluppo del web e finalmente, meno male, la società civile. Salutiamo il senatore Vincenzo Vita che ci è venuto a trovare. Salve Vincenzo. Questi cosiddetti, questi stakeholders, quando si mettono a seduti, sono tenuti a prendere, a individuare delle linee di, insomma, diciamo di indirizzo. Però che succede? Che gli interessi dei governi e dei militari, perché noi non dobbiamo dimenticare che in questa storia c'è una componente militare. Iniziale. C'è una componente, no, ma iniziale che poi si è conclamata, nel senso che i servizi hanno capito, diversi servizi, poi ne parliamo, comunque hanno visto che grazie al web, grazie ai big data, nasceva anche per loro una nuova era. Quindi noi abbiamo un conflitto di interessi tra i governi democratici, la loro sezione militare e intelligence, le corporation commerciali, le corporation di natura più telefonica e finalmente la società civile. Solo che la società civile per partecipare a questi convegni non c'ha manco i soldi. E alla fine vanno a questi convegni internazionali sempre gli stessi, che sono delle multinazionali di società civile finanziate da alcuni, diciamo, potentati, lobbisti occulti, no? Cioè, sempre gli stessi. Se noi vediamo l'azione di gente come Save the Children o il WWF o la stessa Greenpeace e così via, vediamo che dietro c'è una mano che insomma conferisce loro la rappresentanza affinché si raggiunga un equilibrio che però è compatibile con una certa visione liberista, no? Ecco, allora questo accade al forum della governance di internet, per cui in 12 anni non si è ottenuto nulla se non il cosiddetto mantenimento del dialogo, che sembra essere il bene più prezioso nel dibattito che riguarda internet. E c'è una percentuale, diciamo, di verità, perché se si spezza il dialogo si spezza la rete e si fa una rete cinese, una rete araba, una rete occidentale, una rete forse anche russa, e questo ovviamente non si vuole, non lo vogliamo. Stante questa scena internazionale, arriviamo all'Europa. In Europa noi abbiamo visto i nostri, insomma, le istituzioni che dovevano
organizzare delle norme per regolare il web sono apparsi perlomeno distratti. Cioè, quello che hanno fatto è stata l'agevolazione dell'insediamento, dell'arradicamento in alcuni territori fiscalmente agevolati dei giganti del web. Tutti i giganti del web, i cosiddetti over the top, o stanno in Irlanda o stanno in Lussemburgo e non pagano le tasse. Nel Delaware. Sì, quelli che stanno in Delaware non stanno in Europa, io ho detto in Europa. No, sono controllati da fuori dell'Europa. Assolutamente sì, signora, io non conosco il suo nome, ma sono assolutamente d'accordo, soltanto io stavo parlando dell'Europa, che poi le case madri siano in Delaware, io lo so, se vogliamo dirlo anche agli altri, glielo diciamo. Diciamolo. Allora, non solo queste corporation del web sono, diciamo, radicate in Irlanda, Lussemburgo e Channel Islands e così, altri paradisi, tra virgolette, paradisi, insomma, Malta è molto attiva negli ultimi tempi, sta recuperando molte posizioni, ma queste corporation poi fanno una, diciamo, brutta carambola con le case madri del Delaware. Peraltro però in Delaware, quella del Delaware regola solamente la fiscalità dei proventi raccolti all'estero, cioè nonostante siano in Delaware, diciamo, le corporation rispetto ai fatturati prodotti in America pagano le tasse regolarmente. Vabbè, andiamo avanti però. Quando l'Europa si è accorta di questo ha detto dobbiamo correre ai ripari, ma soprattutto l'Europa a un certo momento, a causa delle ultime vicende in Francia e così via, in altre località, si è accorta che nel web succedevano delle cose molto losche e violente. Quindi ha detto dobbiamo fare qualcosa, ma non siamo arrivati a una direttiva, non esiste un complesso di norme che vengono proposte dagli europei, ai paesi europei. In questa vicenda si inquadra il DDL Scalfaro, Gambaro. Perché? Perché noi abbiamo orecchiato che la Gambaro il 25 gennaio è transitata dove? Al Consiglio d'Europa. Ma innanzitutto il Consiglio d'Europa non è il Consiglio europeo. Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale inventata nel 1950 che è un forum dove ci si incontra. Lei è andata lì, ha presentato il suo rapporto che io ho letto in 89 punti, dove si dicevano tante cose, anche condivisibili, per esempio a proposito del ruolo degli over the top. Poi però, forte di questo consenso ottenuto, è tornata in Italia e due settimane dopo al Senato presenta un DDL che non ha niente a che vedere con quello che c'è scritto nel suo rapporto. Evidentemente il DDL l'ha scritto qualcun altro e questo sarà da appurare. Oppure una doppia personalità. Lo conosciamo, il DDL, qualcuno l'avrà letto, comunque è fortemente orientato. Insomma, sembra scritto da sacerdoti della verità di Stato, no? Cioè, è una semplificazione estrema, dice tu sei cattivo, noi siamo buoni, noi che siamo buoni decidiamo le pene che ti dobbiamo infliggere per la tua cattiveria, qua. Perché non c'è dibattito, è così, però io insomma molti altri parleranno di questo, andiamo avanti. Quello che non compare nel DDL è stranamente il ruolo degli over the top, non vengono menzionati mai, e qua bisogna dire che gli europei si stanno comportando ognuno in maniera diversa. Giulietto accennava al fatto che i francesi hanno affidato ad alcune testate prestigiose, cioè c'è Libération che si è messa a fare il cane da guardia, è una stranezza, Le Monde si è messa a fare il cane da guardia, d'accordo, però Liberazione di Rothschild adesso all'origine non era di Rothschild, diciamo che è anche, vabbè, lasciamo bene, non facciamo paragoni con l'Italia, andiamo avanti. E in Inghilterra stanno facendo delle cose insomma staremo a vedere,
La Germania molto realisticamente invece che cosa dice? Dice: ragazzi, qua bisogna che i soldi, le sanzioni, noi le applichiamo agli over the top, cioè a coloro i quali danno facoltà agli utenti di dire o meno quello che poi verrà definito bufala. E le sanzioni in quel caso sono 500.000 euro ogni volta che un post non viene rimosso. Questa è la proposta che ha fatto la Merkel, vedremo come andrà a finire. In Italia invece è andata così, cioè semaforo verde. Il semaforo verde è importante nel senso che questo Consiglio d'Europa, probabilmente facendo da pivot ad altre assemblee che hanno facoltà, che cosa ha detto? Ha detto ai governi, non ha detto direttamente, ma l'indicazione è: risolvete la questione delle fake news e delle bufale come? Utilizzando le norme esistenti e ampliandole. Questa è l'indicazione. Va bene. Adesso non posso però non spiegare i tempi. Io sono molto fuori dai tempi, è vero? Non posso non, diciamo, secondo me, come sempre per completare la panoramica internazionale, qual è stato il ruolo dei cosiddetti over the top? Tanti, cioè hanno loro l'alleanza tra, è stato ampiamente dimostrato che questi signori, Google, Yahoo, Facebook, YouTube e così via, in ottemperanza al Patriot Act, devono fornire i big data ai servizi di intelligence americani. Secondo alcune fonti inevitabilmente vengono forniti a tutti. Quindi dunque costoro, queste grandi corporation, hanno una grande ragione di essere: fornire big data per realizzare controllo, per realizzare, diciamo, riduzione di privacy e così via, e fornire gli stessi data ai pubblicitari. Lasciamo perdere il discorso sulle intelligence, però vediamo che cosa è successo nel mercato pubblicitario, cioè negli ultimi, dal 2009, nel 2009 ci fu un incontro internazionale della International Advertising Association in cui si disse: noi che siamo coloro i quali tengono in vita i media, da oggi in poi cominciamo a rattrappire i nostri investimenti. Perché? Soprattutto nei confronti di quei media che appaiono skeptical, un po' scettici nei confronti del consumo. E ovviamente tutto quello che noi recuperiamo lo diamo al web. Questo ha consentito a Google, a Facebook e così via di inondare il web di pubblicità a bassissimo prezzo rispetto a quella che veniva pagata prima dai media. E uno degli effetti mostruosi è che quella sudditanza latente del media mainstream che c'è sempre stata nei confronti della pubblicità si è rafforzata al punto che attualmente noi non abbiamo più la possibilità di concepire un editore di giornale indipendente, perché un editore di giornale indipendente dovrebbe vivere in un altro modo, nel senso che dovendo dipendere dalla pubblicità, la sua linea editoriale è condizionata dalla pubblicità, cioè i direttori del marketing dei giornali contano molto di più dei direttori della tradizione editoriale. Questo è un effetto. Tutto questo è stato ottenuto attraverso i contenuti generati dagli utenti. Ok? Cioè, in passato, questa sequenza era, insomma, non si pronunciava molto in Italia. User generated content, contenuti generati dagli utenti. Che cosa sono? Sono tutte quelle cose che noi troviamo su Facebook, su YouTube, su Instagram, su Twitter, e anche i blogs sono contenuti generati dagli utenti. Quando le mega corporation si sono concentrate su questi contenuti, hanno visto che c'era un fenomeno che noi non abbiamo mai analizzato bene, i giuristi non l'hanno analizzato, gli economisti non l'hanno capito, e i giornalisti ne hanno scritto così en passant.
È un fenomeno innovativo di proporzioni bibliche, cioè questo ha scardinato le comunicazioni di massa, ha scardinato la politica, ha scardinato il costume. E in una prima fase è andato benissimo, soltanto che poi che cosa è successo? Siccome il web giustamente amplifica qualsiasi cosa, il web ha amplificato quella porzione di antagonismo, quella porzione di tumultuosa passionalità civile, di non conformismo, che non si poteva esprimere prima. E questa cosa si sta manifestando. Si è manifestata probabilmente molto con la Brexit, probabilmente molto con Trump, probabilmente molto con il no al referendum del cambio della Costituzione, si sta per manifestare in Francia, in Germania e così via. Quindi è inevitabile che i governi siano molto 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 preoccupati e dovranno correre ai ripari. Aspettiamoci, come diceva Giulietto, delle cose energiche da parte dei governi locali. Poi non lo so, bisognerà prendere una posizione e vedere dove andare dove posizionare i punti di resistenza, sia rispetto ai governi locali o rispetto al governo multinazionale, perché lì è ancora più complicata la vicenda. Vi ringrazio. Delle notizie. Quindi come si fa come fa la politica per garantire la transizione? Si mette nelle mani della grande industria, della grande finanza, Google, Facebook, eccetera, eccetera. Adesso, a parte errori di grammatica giuridica che ci sono e comunque tante piccole cose che devo essere concentrato, punterei l'accento dal punto di vista giuridico su due disposizioni. Della legge, però prima vorrei dire che in un ordinamento improntato alla legalità costituzionale, e noi abbiamo visto che l'Italia vuole attuare la Costituzione, il referendum non è qualcosa da passare sotto silenzio, insomma dobbiamo adesso agire molto per affermare la Costituzione, una volta che il popolo ci ha detto che crede nella Costituzione. 20 milioni di voti, quindi insomma non poco. Adesso bisogna dire un solo concetto molto molto semplice. La censura, perché di censura si tratta, la censura è vietata dalla legge e chi accerta la violazione di legge quando si tratta di reato è il giudice penale. Non può essere la Goldman Sachs o Google o Facebook a stabilire se una legge deve essere tale. Ora al giudice spetta di applicare la legge. La legge la deve fare il legislatore, con un solo limite: la legge deve essere conforme alla Costituzione,
deve capirsi e deve essere diffusa l'idea che oggi non esiste solo il concetto di legalità, cioè di conformità alla legge, ma di legalità costituzionale, cioè noi dobbiamo osservare le leggi in quanto conformi alla Costituzione. Non dovremmo mai osservare se passasse una legge come questa, perché questa è incostituzionale. Quindi abbiamo la salvezza della Costituzione, guai se perdessimo la Costituzione, avremmo chiuso e saremmo già miserabili tutti quanti. Mi dice adesso abbiamo la speranza di evitare la nostra miseria, la nostra morte, perché qui è il corpo dei vivi che si sta verificando questo mutamento che dice la Chiesa, questo mutamento epocale. Ma la legge ha anche un obbligo, è sancito anche da disposizioni europee, nelle quali io però non credo. Cioè la legge deve essere chiara, leggibile, intelligibile, e qui la legge non è né chiara, né leggibile, né intelligibile. E allora vediamo i due articoli fondamentali in cui la menzogna viene proprio in massima evidenza. Si dovrebbe leggere tutta la legge, ma io penso che solo leggendo due articoli noi ci troviamo a capire di che cosa si tratta. Articolo 2 parla di due forme di reato, una contravvenzione, cioè il reato più debole, è il delitto, il reato più grave. La contravvenzione, si verifica se la notizia è di nocumento agli interessi pubblici o tali da fuorviare settori dell'opinione pubblica. Il giudice deve condannare, e l'opinione pubblica qual è? È il pensiero unico dominante del neoliberismo. Allora, se Paolo Maddalena c'ha una pagina Facebook contro il neoliberismo e a favore del popolo italiano secondo la Costituzione, guardate, è già avvenuto, l'hanno oscurata due volte per 20 giorni, illegalmente, senza darmi nessuna spiegazione. Adesso si fa la legge per cui Facebook può, di iniziativa propria, oscurare, perché dice che questi sono contro il pensiero unico dominante, contro l'immaginario collettivo. Ma questo come fa il giudice a interpretarlo? Questo giudice è una cosa veramente molto, molto poco chiara, che il giudice non può attuare. Poi c'è la seconda forma di reato, che in questo caso è delitto, non è contravvenzione, è delitto. E la contravvenzione ha per sanzione l'arresto o il pagamento di un'ammenda, mentre invece se c'è la reclusione, oltre la multa, è nominale, l'ammenda è la stessa cosa, si chiama ammenda, qui si chiama multa, però c'è la reclusione, non meno di un anno la reclusione. I gestori, ecco qua il passaggio grave, i gestori ne stabiliscono la non attendabilità della notizia e sono tenuti alla rimozione della stessa dalla piattaforma, quindi dalla mia pagina Facebook. E l'articolo 2 dice che questo deve riguardare quelle notizie che possono destare pubblico allarme o fuorviare settori dell'opinione pubblica, ecco di nuovo il discorso, e minare il processo democratico. Se loro affermano che il processo democratico è quella della privatizzazione, cosa significa? Che non si può fare più niente contro la privatizzazione. Quindi in realtà noi ci troviamo di fronte a una legge che, per un verso rende ingiudicabile da parte del giudice, perché non è chiaro, è come si fa a misurare se è contro l'interesse dominante, se è contro il pensiero dominante, e poi i persi, il pluralismo culturale viene. Allora andiamo a vedere ma rapidamente gli articoli della Costituzione che vengono violati. Innanzitutto è evidentissimo l'articolo 21, per il quale la censura non è ammessa, e c'è la libera manifestazione del pensiero con qualsiasi mezzo. Quindi è plateale la violazione dell'articolo 21, ma il costituzionalista capisce pure che oltre all'articolo 21 viene violato l'articolo 2 della Costituzione, cioè il libero svolgimento della persona umana nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua sovranità. No, devi stare attento, perché se Google ti dice che quello è contro il pensiero unico dominante, tu non lo puoi fare. Beh, ma questa è una cosa veramente pesante, insomma. Poi l'articolo 3 della Costituzione, perché l'utente è in una posizione subordinata rispetto al gestore che gli offre il servizio. Ma come? Io ti dico usa di questo e poi mi dice pure come devo fare. Insomma, io
uso il tassì, entro il tassì e il tassista mi deve dire guarda che ti devi stare fermo così, guarda che sei, ma che ragionamento c'è? Può anche decidere dove devi andare. Mi pare una cosa assurda. Articolo 97 della Costituzione. Gli interessi pubblici sono curati dalla pubblica amministrazione, la quale deve agire secondo i principi del buon andamento e dell'imparzialità. Ma vi pare il buon andamento e imparzialità la decisione che può prendere Google in ordine a stabilire se è demenziale, solo un povero mente gatto. Delle banche e delle multinazionali, avendo visto che qualcosa si sta scuotendo più che nell'immaginario collettivo che resta più o meno ancorato ancora a quei principi, perché è difficile per me dire guarda dobbiamo uscire dall'euro, non lo dico perché la gente ma poi quindi ancora non si è maturata l'idea, però la gente sente, gli americani hanno sentito che tra Clinton, che è l'espressione delle multinazionali, è il miliardario impresentabile Trump, che era un miliardario, secondo me farà il gioco uguale, insomma, comunque hanno preferito Trump e questo è gravissimo. La Brexit si tutela la comunità, perché guardate, con questo voglio dire, noi stiamo andando incontro precipitosamente verso una vita incivile, dove la maggior parte delle persone deve morire di fame e pochi si possono salvare, anche perché... del 2012 la terra non rigenera più quanto è consumato, quindi la massoneria anglo-americana e la massoneria tedesca della vita, perché i massoni hanno lo sguardo lungo che poi guidano loro, hanno detto è meglio ammazzare la gente e restiamo noi soli, quindi vogliono prendersi la terra, prenderci i miserabili, far morire i poveri, secondo un antico economista, è un bene, perché se no si moltiplicano e quindi è necessario che i poveri non vengano aiutati. Quindi c'è tutto un processo di capovolgimento di cose che sta cercando di rompere, scompassare, eliminare totalmente la civiltà. La civiltà è venuta quando più l'uomo branco, che viveva da solo, si è messo in comunità e ha creato la civiltà, se quindi civis, la civiltà, civitas, civile, la civiltà, che sta nelle comunità. Adesso tutte le leggi, soprattutto dell'Europa, le leggi dell'Unione Europea, l'esempio eclatante è la direttiva Bolkestein, tutti i servizi comunali devono essere messi a bando europeo, cioè a dire i tassisti, gli ambulanti, i piccoli negozianti, eccetera, bisogna fare dei bandi europei per cui vengono le multinazionali e il lavoro viene tolto completamente, quindi le fonti di lavoro vanno via, e quindi è stata già sottomessa dalla finanza l'istituzione europea, e in Italia si va sullo stesso piano, quindi si fanno leggi che sono di questo tipo, che vogliono abbattere i tre elementi in cui si costituisce la civiltà. Quando viene la civiltà viene quando l'uomo da cacciatore, prima è stato raccoglitore dell'epoca dell'oro, poi ha imparato a uccidere e quindi è diventato cacciatore, e c'è stata l'epoca dell'uomo branco. Quando ha deciso di essere uomo agricoltore e c'è stata la rivoluzione, si è creata la civiltà, si è creato giuridicamente da un lato la tutela del singolo, dall'altro la tutela della collettività, attraverso tre concetti giuridici, sto per finire, tre concetti giuridici molto importanti. L'aggregato umano diventa il popolo, cioè una comunità di persone di cui ogni cittadino è membro, importante il concetto romano, non esiste il soggetto all'oggetto,
sistema parte del tutto, ogni cittadino è parte del tutto. E ci vuole poi un territorio, perché ci si sfama e si dorme su un territorio, su un letto di terra ben, ben delimitato, e poi c'è qualcuno che deve comandare. Adesso il neoliberismo ha fatto in modo che la sovranità sia passata dagli stati nazionali, perché prima la sovranità era nelle città-stato, adesso è nelle città-nazioni o nelle unioni di stati, negli Stati Uniti d'America, eccetera. Passa la sovranità dallo Stato nazionale al mercato, il quale dice allo Stato nazionale: devi fare le leggi in questa maniera, ecco, in questa maniera qui, perché in questo modo distruggi gli interessi del popolo e permetti a noi di prendere tutto il territorio, e noi lo stiamo svendendo. Quindi il meccanismo del neoliberismo, che è quello di creare denaro dal nulla, finanziarizzazione dei mercati, privatizzazioni, cioè togliere a tutti per dare a pochi, la privatizzazione è micidiale, perché l'Italia non ha industrie produttive fatte da poco, perché oltre le banche nel 92 furono privatizzate tutte le industrie pubbliche italiane, l'INA, l'Enel, l'IRI, quindi adesso l'EFIM non facciamo niente come poco, producono solo i privati, e i privati più forti sono quelli stranieri, per cui si prendono anche l'hotel, il grande hotel di piazza Esedra, che mi pare sia francese, si prendono l'Excelsior, che mi pare è arabo, e poi si prendono l'hotel Flora, i tre alberghi più grandi, là c'è anche un quarto, che non so sono anche francesi e inglesi, insomma, che poi addirittura di ricchezza in Italia, per cui i profitti vanno fuori, non restano in Italia. Le privatizzazioni delle ferrovie, delle grandi linee di comunicazione, dell'Enel, Fiat, eccetera, e sono tutto questo. I servizi pubblici essenziali, in base alla Costituzione, non si possono privatizzare. Articolo 43 della Costituzione: devono essere nella mano pubblica i servizi pubblici essenziali e le fonti di energia. Noi abbiamo privatizzato tutto, e questo è tutto. Quindi, no alle privatizzazioni, no alle delocalizzazioni, pensate alla Fiat. No alle svendite del territorio, perché questo è il segno colossale del neoliberismo. E questo disegno di legge, che poi si dice disegno se viene dal Senato, si dice proposta se viene dalla Camera, ecco, questa è una cosa strana. Questo disegno di legge è in questa linea. Siccome come strumento di diffusione a noi è rimasto soltanto internet, perché la stampa, la televisione, ma non loro, l'hanno occupato, poi hanno fatto chiudere anche Rinascita. E chi garantisce la verità? La Pravda, la verità, chi la garantisce? La verità loro, chi la garantisce? Loro stessi, cioè il gestore. Quindi uniamoci e facciamo subito con forza questa battaglia, che questa legge non passi. Clamatiche come idee. Questo è clamoroso, perché
manifesta in una relazione di un disegno di legge, se la volontà di formare opinioni, il disegno di legge stesso sarebbe reato, depositarlo sarebbe reato, pensare di approvare una cosa del genere sarebbe reato. Allora, le tre fattispecie quali sono? Antonio. C'è una contravvenzione, peraltro ridicola, perché in realtà tutti i reati puniti con la sola ammenda sono già stati depenalizzati, quindi si inserisce un nuovo reato nel campo di norme già depenalizzate, che effettivamente riguarda soltanto la rete e che ha però una differenza sostanziale rispetto alla precedente contravvenzione depenalizzata, che era il 656 del codice penale, dove era sì previsto che fosse reato la diffusione di notizie false, tendenziose, esattamente come era scritto oggi, ma se soltanto queste notizie andavano a incidere su un bene tutelato dalla Costituzione, quindi se c'era un problema per l'ordine pubblico. La nuova contravvenzione del 656 bis non prevede questo aspetto, cioè sparisce il bene leso, cioè si mette e si considera a quel punto reato punito con l'ammenda un comportamento anche in assenza di un'offesa. Questo ovviamente è il contrario di principio penale, perché è evidente che non può esserci crimine se non c'è anche un bene leso. Quindi la norma è sicuramente incostituzionale, oltre che, ripeto, palesemente una finzione, uno strumento di distrazione, perché entriamo in un campo già depenalizzato. Se la norma più grave, cioè se con una notizia falsa io ledo l'ordine pubblico, è già stata depenalizzata, non può essere ancora reato una fattispecie dove non c'è neppure la lesione del bene protetto. Invece il vero problema arriva all'articolo 2, dove abbiamo i nuovi 265 bis e ter, che sono due delitti contro la personalità dello Stato e sono a questo punto puniti con una pena non limitata nel massimo. Quando il codice dice che la pena non può essere inferiore, in questo caso la reclusione, non inferiore a un anno, non inferiore a due anni, significa che nel massimo arriviamo a 24 anni, ai sensi dell'articolo 23 del codice penale. Questa non è una svista, eh? Non è una svista. È una svista poi parlare di ammenda quando trattandosi di delitti doveva scrivere multa, ma questa non è una svista. E attenzione, che cosa si va a punire? E Paolo l'ha già individuato con una perfezione assolutamente cristallina, perché noi abbiamo due fattispecie che potrebbero rientrare nell'ambito dei limiti costituzionali, poi vi dirò quali erano, cioè il fatto che una notizia falsa, una voce esagerata o tendenziosa desti pubblico allarme, ossia comunque contraria a un pubblico interesse, quindi rimaniamo sempre nell'ambito dei valori giuridici tutelati dalla Costituzione. Il problema, che è l'obiettivo che scrivono nella relazione, è questo fuorviare l'opinione pubblica, che non vuol dire assolutamente niente. Cioè, dal punto di vista pratico, che significa fuorviare l'opinione pubblica? Cioè, non è una fattispecie tassativa ed è specificatamente orientata a punire le opinioni. Significa far cambiare idea alla gente, che poi è quello che dovrebbe fare normalmente la politica. Chi non è in maggioranza prova a fare esattamente questo. Esattamente, viene pure precisato, infatti è ribadito che non esiste un'esimente politica. Il che obiettivamente è incredibile. E non solo, questa norma, questi comportamenti sono puniti come reato anche attraverso campagne con l'utilizzo di piattaforme informatiche, quindi non solo su internet. Quindi questa applicazione, per quanto riguarda questa norma, è trasversale, riguarda la diffusione di qualsiasi notizia o voce. Questo di nuovo è un fatto assolutamente ed enormemente grave. Cosa diceva la giurisprudenza invece fino ad oggi? Perché nella relazione si sforzano a dire che la giurisprudenza in realtà gli dava ragione, tirando fuori una Cassazione del 56 che vi dico che sulle banche dati professionali non sono riuscito a trovare. La cercheremo sui repertori cartacei, evidentemente sulla base delle banche dati professionali non era una sentenza considerata rilevante. Le sentenze rilevanti in materia, che erano quelle che si erano consolidate sul vecchio 656, cosa dicevano? La Corte Costituzionale era intervenuta due volte negli anni 70, 72 e 76, e diceva che, quello che vi stavo dicendo prima, no? Il concetto di ordine pubblico esclude il diritto di manifestare il proprio pensiero, possa giustificare in base a ideologie politiche la lesione di qualche bene, la cui tutela rientra nel potere discrezionale del legislatore. Cioè, se io ledo un bene di rango costituzionale ti posso fermare. I diritti ovviamente devono essere pesati uno verso l'altro. Il problema di questa norma però, di questo intervento della Corte Costituzionale, era che non mi distingueva in maniera chiara la differenza tra notizia e opinione, che sono due cose diverse.
perché qui si parlava di diffusione di notizie false, quindi la Corte, dovendo pronunciarsi su questo, ha parlato delle notizie, non pensava alle opinioni. E allora il Tribunale di Ravenna, subito dopo, in interpretazione di questa sentenza, ha specificato molto bene quello che era l'orientamento sulla base poi pratica dell'articolo 21 già citato da Paolo, dell'articolo 2, dell'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, molto semplicemente. E cosa dice il Tribunale di Ravenna? Il principio affermato dalla Corte Costituzionale, secondo il quale l'espressione notizie false, esagerate o tendenziose, impiegate nell'articolo 656, è una forma di endiade con la quale il legislatore si è proposto di abbracciare ogni specie di notizie che in qualche modo rappresentino la realtà in modo alterato, è destinato a marcare una più netta distinzione tra le notizie e le opinioni. Punibili le prime, ove vengano presentate con notazione di falsità e turbino concretamente l'ordine pubblico, deve esserci quindi un'offesa, è un reato di pericolo, ma l'offesa deve essere comunque concreta, pienamente lecite le seconde, quindi le opinioni, ancorché inesatte ed eterodosse, che è questo il punto centrale. Un'opinione di minoranza è legittima. Quindi la nuova norma, con l'ultima parte, il fuorviare opinione pubblica, punta a rendere illecito la diffusione di opinioni eterodosse. Questo è quanto. Il 265 ter invece riguarda le campagne d'odio. Anche qui voi capite, anche qui di nuovo con il discorso, collegamento anche alla politica, che cos'è una campagna d'odio? Cioè come distingue una campagna d'odio da una semplice opinione negativa verso una determinata persona? Esisteva la diffamazione, per esempio. Potevi dare un aggravante della diffamazione se reiterata più volte. Perché scrivo il termine campagna d'odio? Per creare nuovamente un termine assolutamente generico che mi consente di perseguire le opinioni. Se mediamente prendo una Boldrini, che normalmente dice una serie di cose che sono francamente poco condivisibili, la critico di continuo, sto facendo diritto di critica, esprimo un'opinione o faccio una campagna d'odio? Questo di nuovo è una norma che esce completamente da questi limiti costituzionali e che va oltre, dirigendosi appunto verso limitare le opinioni. Ora io su questo quadro, per concludere, dico, e l'ho già detto anche in rete, tutto sommato mi fa anche, se vogliamo, poca paura finché la magistratura non è ancora sotto il controllo di un regime. E oggi, come sentiamo anche Paolo Maddalena, insomma, abbiamo ancora magistrati che dicono le cose come stanno. Quindi non ho la paura che tutta la magistratura abbia voltato e appoggi un certo tipo di discorso. E quindi in questo contesto fa un po' sorridere perché, ad esempio, penso a un articolo uscito anche pochi giorni fa su Sole 24 Ore, dove si invocava la privatizzazione generale di tutti i beni dello Stato, perché c'è il debito pubblico, rientrerebbe pienamente nella fattispecie della norma penale. Quindi onestamente si aprirebbe uno scontro fratricida, noi denunciamo loro, loro denunciano noi, fino a che la Corte Costituzionale non rende carta straccia norme che non dovrebbero neppure essere state pensate. Ora poi, e qui concludo, noi risponderemo anche con un nuovo disegno di legge da parte nostra, molto più tassativo e molto più specifico, dove istituiremo, o almeno proveremo a istituire, il reato di attuazione di politiche neoliberiste. Ovvero laddove si toglie allo Stato una sovranità essenziale come quella monetaria, dove si attuano privatizzazioni, dove si toglie la concreta possibilità allo Stato di esistere in favore dei mercati, limitando la sua possibilità di intervento nell'economia, questo deve essere realmente un delitto contro la personalità dello Stato. Soprattutto quando ricordiamo, lo ricordiamo bene nei verbali dell'Assemblea Costituente, dove i nostri padri fondatori, nello scrivere il modello economico, ci hanno perfettamente ricordato che la Seconda Guerra Mondiale fu causata non da fascismo e nazismo, ma dal neoliberismo. Fascismo e nazismo furono le risposte sbagliate a quel tipo di problema. Ecco, da questo punto di vista, quindi nel nostro ordinamento c'è ed è punita ovviamente la ricostituzione del partito fascista, mancava la punizione di quello che aveva generato, del neoliberismo. E cercheremo di introdurlo anche in risposta a questo disegno di legge assolutamente demenziale e liberticida. Vi ringrazio. Uno è Massimo Merica, a cui darò la parola tra pochi minuti, e l'altro è l'onorevole Ciracì, che è arrivato nel frattempo. Quindi poi dopo ho già un elenco dove ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 persone a parlare. Prego. Grazie.
grazie, buongiorno. Quest'anno compio il 25° anno di attività professionale dedicata al mondo del diritto applicato alle nuove tecnologie. Ho iniziato con questa materia quando internet era agli albori e fortunatamente mi ha dato accresciuto la mia professione e anche il mio carattere. Quello che ci tengo, questo DDL è un'offesa anche alla carta che è stata usata, magari ecco, la natura preferiva avere un altro tipo di futuro, di utilizzo, è inutile che ne stiamo a parlare più di tanto, però ciclicamente ogni 3-4 anni c'è una legge liberticida per internet. Allora, partiamo da questo presupposto. Non c'è cultura digitale. Quando tra 30-40 anni scriveranno di questi momenti, diranno: peccato, perché la genesi di internet nasceva per migliorare la società e invece la società ha distrutto internet. Peccato che il genere umano ha perso questa grande occasione. Internet è nato per aumentare la comunicazione, per condividere la conoscenza, per far sì che la società diventasse più civile. Abbiamo fallito e adesso ci ritroviamo con un insieme di norme, un insieme di strumenti che non sappiamo più come gestire. Ma il problema è internet o è la società? Immaginate una persona brutta che si vada a specchiare davanti a uno specchio. Dà la colpa allo specchio per la sua bellezza. E stiamo facendo lo stesso, noi accusiamo internet, accusiamo le tecnologie di un qualcosa, ma in realtà internet rispecchia quello che è la società che si palesa davanti agli strumenti. Quindi cultura digitale è una cosa importantissima che dobbiamo riprendere e che dobbiamo sviluppare. Questi DDL, queste proposte, si basano sempre su quello che io definisco aberrante, che è il sentimentalmente corretto. Cioè io faccio un'azione negativa appoggiandola su un'azione, su un riflesso, su una base positiva. Allora, da anni, da un paio d'anni si inizia... Si chiama buonismo. Si parla di hate speech, parole d'odio. Internet ha sviluppato le parole d'odio. Ora, venendo qui stamattina in treno, ho fatto un pochino mente locale, ho preparato un po' di appunti e vi leggo... Era il 2006, ore 14:55 di domenica, la trasmissione era Domenica In, e due soggetti dicono: come ti permetti di dire queste cose, ti spacco la testa, ti uccido, ti ammazzo, ti uccido. Era una vite famosa che avvenne in Domenica In. Non è colpa di internet, anche lì erano parole d'odio. Hate speech, febbraio 2017, ore 20:40, fascia più che protetta: tu mi fai schifo, tu sei un emerito stronzo, tu non sai cosa stai dicendo, vai a fare in culo, tu, tutti quelli come te. Uno scontro fra un giornalista e un politico. Ma questo non è un caso raro, è proprio la società che si sta manifestando così. Quindi io non vorrei che si continuasse ad agire sugli strumenti quando il vero problema è riprendere una coscienza sociale, un'umanità che... onestamente stiamo perdendo. Quindi questo riguarda l'hate speech, le parole d'odio. Fake news, anche qui le fake news, abbiamo visto che questo DDL ha la presunzione di fermare le fake news, però mi ha incuriosito quando il 6 novembre del 2016 è stato affermato NPS è un affare sicuro per investitori italiani e stranieri. Un mese dopo il crack, e questo lo ha detto un soggetto, cioè un avvocato medico piuttosto un altro dei relatori, l'ha detto Renzi. Effettivamente possiamo avere poi il sospetto che anche quella fosse una fake news o comunque un'affermazione avventata. Tra ottobre e gennaio, i primi giorni del gennaio del 2017, quindi recente, ho scelto casi proprio, non sono andato dietro con la memoria, è stato detto ai terremotati: non vi lasceremo soli. Hanno detto i vertici, non facciamo nomi, ma ve la ricordate, non vi lasceremo soli, vi lasceremo soli. 10 giorni fa il commissario
ha detto per il terremoto non stiamo facendo nulla. Il giorno dopo ha corretto, no, ma io volevo dire non stiamo facendo nulla in fretta, però stiamo facendo. Non sono anche queste fake news e non arrivano da internet. E allora, tutto questo, e l'ultimo elemento poi dopo le parole d'odio, le fake news, la post-verità. La post-verità è stata declinata come parola dell'anno da una rivista statunitense che in realtà è molto diabolica. La verità non è quella documentata. Noi gli avvocati sanno che esiste la verità storica e quella processuale, cioè il fatto e poi quello che noi in tribunale cerchiamo di poter dimostrare. Quindi non esiste più una verità, ma esiste la post-verità, cioè la verità è il sole sorge, ma se tutta l'opinione pubblica decide che non è il sole che sorge, ma è qualche altra cosa, quella è la post-verità e quindi quella va accettata. È un po' un plagio. Sì, è un po' un plagio perché ci ritroviamo, e queste purtroppo non sono elementi che noi andiamo a risolvere con una legge, sono elementi che possiamo andare a risolvere, se dovessimo riuscirci, con un impegno fortissimo che sia culturale. Perché la libertà di internet, ne abbiamo perso un pochino il controllo. Quando abbiamo sentito parlare di democrazia diretta, va bene, però ricordiamoci che il primo caso di democrazia diretta dissero: preferisci il messia o il ladro? E la folla scelse il ladro. Quindi, attenzione, non faccio nomi sempre per discrezione, quindi attenzione a quello che la società sta creando dentro se stessa. E allora io concludo. Oggi ho sentito parlare molto, attenzione agli stakeholder di internet, agli over the top. Ora alzi velocemente la mano chi ha una casella di posta con account Gmail. E voi siete il tipico esempio, non negativo per carità, del fumatore che fuma la sigaretta e ha sulla carta, sul pacchetto, che dice il fumo uccide. Allora noi vogliamo che Google limiti il suo strapotere, però lo utilizziamo. Quindi diciamo, dobbiamo un attimino fermarci, a me piacerebbe tanto una proposta, cioè fermiamo internet per 48 ore. Riusciamo a essere umani per 48 ore? Io come legale, nell'arco di questi 25 anni purtroppo, quattro clienti hanno tentato il suicidio. Una fortunatamente non c'è riuscita, le altre sì. L'ultimo caso è quello della ragazza napoletana di cui me ne sono occupato, anche lì con Facebook in appello sono riuscito a dare un serio colpo, però non esce sui giornali, anche perché invitato da trasmissioni pomeridiane e domenicali non vado, perché non sono utili. Non è perché me la tiri, perché non sono utili. Perché stiamo perdendo quello che è il senso culturale delle cose, e purtroppo lo abbiamo anche in politica. Lì dove siamo tutti animati da buona volontà, però poi tra propaganda e gestione della res pubblica qualcosa va a non funzionare. E allora, se le tecnologie sono lo specchio della società, stiamo attenti, perché il restyling, il lifting, dobbiamo fare alla società e non alle tecnologie. Un buon uso dell'umanità attraverso le tecnologie non può far altro che migliorare l'umanità. In realtà saremo sostituiti da robot che pagheranno le tasse, stanno zitti e non danno noia. Grazie. Allora, eccoci, prendo io un attimo. E il prossimo intervento è dell'onorevole Ceracini, Nicola Ceracini. Ok, però a questo punto io devo circoscrivere un po' i tempi, nel senso che qua vedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e così via.
e noi ci abbiamo fino alle 3, per cui d'ora in poi, perdonateci, insomma, gli oratori hanno a disposizione 10 minuti per uno. Grazie. Il mio collega è rimasto famoso perché disse sarò breve e circonciso, e non era un fake. Cercherò anche io di esserlo, perché devo spiegare perché un liberale è contrario a qualcheduno che vuole imporre alla rete, che è un soggetto profondamente limito, una serie di cose che ci possono impedire di farci i fake nostri, nel senso che siamo tutti quanti individui singoli che usiamo uno strumento globale. Rispetto a questo lo Stato dovrebbe avere il consenso di rimanere un centimetro dietro, e lasciarci usare questo strumento, che per fortuna non è di nessuno, anche se è di tanti, nella maniera più libera. Questo perché noi crediamo, dal mio punto di vista, nel mercato, e crediamo che tutto quello che si va a regolamentare ha degli anticorpi che nascono in maniera naturale da tutta una serie di fenomeni che noi stessi andiamo a creare. È anche vero che non possiamo neanche immaginare che non ci sia nessun tipo di anticorpo, che tutto possa essere completamente libero fino ad arrivare non all'odio, che è uno strumento, diciamo, che spesso si incrocia con la politica, però dobbiamo anche immaginare un qualche strumento che possa impedire le offese personali, perché non possiamo applicare un codice, però non possiamo nemmeno pensare che tutto quello che è liquido sia ingestibile e che possa essere comunque usato come strumento di offesa contro qualcuno. Per questo i livelli sono due. Il primo livello, secondo me, difficilmente ci può essere un obbligo di registrazione, perché nel momento in cui iniziamo a far usare una PEC, diciamo che è finita, perché da quel momento lo Stato è entrato dentro. È il primo passo, perché dopo ci sarà sempre qualche altra PEC. Questo però non sta avvenendo solo da noi, è un fenomeno a livello mondiale, anzi noi siamo buoni ultimi, perché devo dire che l'Italia, stranamente, già un decennio fa ha reagito fortemente, perché quello di cui discutiamo noi oggi fu l'idea di Prodi Gentiloni, quando Gentiloni era ministro delle telecomunicazioni. Siccome in Italia tutto cambia per non cambiare nulla, siamo sempre fermi a Gentiloni, che però allora del vero all'epoca ammise completamente il suo errore e disse che era una cosa che non si poteva neanche immaginare. I tempi cambiano, ma i soggetti peggiorano, nel senso siamo arrivati a basta bufale. Basta bufale, se lo dice il Presidente della Camera dei Deputati, io mi preoccupo. Se lo dice un comitato di cittadini, va bene, ma se lo dice una delle più alte autorità dello Stato, vuol dire che lo Stato è un po' confuso. Peraltro, molto. Chi ha lo strumento di poter legiferare, invece di fare campagna, dovrebbe fare delle leggi e confrontarsi con il Parlamento, che ancora in questo Stato esiste, perché spesso e volentieri alcuni se ne dimenticano, ma con tutti i difetti che ha, fortuna che c'è, perché se non ci fosse probabilmente ancora non è dimostrato che sarebbe meglio. Siamo di fronte a un qualche cosa che è anacronistico, secondo me è inattuabile, è inefficace e ha una deriva liberticida, che è l'unico aspetto che mi preoccupa, perché tutto il resto sono convinto che la rete è più forte di noi, a meno che non si voglia usare lo strumento della rete per attuare altro. Quando si inizia ad avere una deriva liberticida, allora facciamo bene, ed è importante questa iniziativa di oggi, a rizzare le antenne. L'intervento prima di me ha detto una cosa vera e sacrosanta: non c'è cultura su questo tema, e lo Stato, secondo me, dovrebbe fare soprattutto uno sforzo di investire delle risorse, non solo per la digitalizzazione di tutto quello che è strumento, ma soprattutto per ampliare la cultura, soprattutto nelle scuole, di quello che oggi riguarda l'online in generale. Perché nessuno ci insegna niente, siamo tutti degli autodidatti, che può anche andare bene, ma dove c'è una massa che va su uno strumento, è anche giusto che ci sia una cultura differenziata per quanto mai, ma che si inizia anche a studiare a scuola quello che poi ognuno di noi scopre per i fatti suoi. Penso che l'unico caso che c'è una materia, che ormai è una materia, che non si studia a scuola, in nessuna scuola, in nessun livello di istruzione, non c'è un luogo dove poter studiare. Ognuno di noi che lo vuole fare si affida alle sue capacità, si affida delle persone che lui intende e riconosce come persone qualificate, ma non c'è un percorso
che ci possa oggi far studiare e probabilmente far diventare dei tecnici o dei gestori di sapienza rispetto a questo problema. Io sono convinto che da liberale tutto può essere libero, però è anche vero che bisogna avere un percorso di formazione. E qui diciamo, io credo che nel 2017 dobbiamo iniziare a preoccuparci di come formare le persone che agiscono in questo campo, perché il problema non è il fake, il problema secondo me è incontrollabile. Io vado in Thailandia e mi apro una piattaforma in Thailandia, voglio vedere se la Boldrini esattamente in Thailandia è inattuabile questo progetto. Quindi il problema non è quello, il problema è che più tempo passa e più questo problema si ripropone. Quando questo problema si ripropone, perché c'è qualcuno che lo vuole riproporre, non per caso, non perché è una senatrice del tempo, ma mi spaventa, e questa è l'involuzione, che la comunità europea nasce su un principio completamente contrario a quello che oggi è stato approvato al Consiglio d'Europa. Quindi la cosa più grave è l'involuzione della comunità europea, che diventa ancora più nemico, cioè già è odiata, perché è odiata, non lo dico io, me lo dice qualsiasi sondaggio, anche il più stupido, addirittura ha un'involuzione del suo essere che si mette in una deriva liberticida contro quello che era proprio uno degli argomenti fondanti della stessa comunità europea. La libertà come principio assoluto e soprattutto quello che ieri poteva essere la libertà di stampa e di informazione, che oggi per analogia, per estensione, per logica dovrebbe essere appunto estesa. Invece addirittura la comunità europea fa un percorso al contrario. Allora, io non voglio dilungarmi, ma voglio dire solo che io sono convinto che questo è un fenomeno figlio dei nostri tempi, che le manette a internet non credo che riuscirà a metterle nessuno, perché per fortuna è l'unico fenomeno mondiale che non è nelle mani di nessuno, è nelle mani di tanti, ma difficilmente potrà essere nelle mani di uno. Va ampliato, chiaramente lì dobbiamo stare attenti, perché poi c'è una fetta lì, quando entra il mercato poi chiaramente è ovvio, lì come tutte le cose dipende da ognuno di noi. Noi siamo dei soggetti che scegliamo, siamo dei soggetti che siamo anche indotti, però io penso che abbiamo una grande capacità di autonomia, per fortuna ancora. Quindi poi lì è sempre l'individuo che fa delle scelte. Il mio problema è che qualcuno vuole bloccare, limitare le capacità dell'individuo, vuole impedire all'individuo di fare alcune cose, perché si inizia ad avere il timore che facendo alcune cose incappa in sanzione o altro, è chiaro che l'individuo si può limitare. Allora, se c'è un grande problema, dovremmo fare una battaglia che su questo il limite è solo uno, quello della violenza. E la violenza è una cosa importante, dove un anticorpo va comunque creato, perché al di là della violenza tutto il resto secondo me non è assolutamente controllabile, e per fortuna che è così. Grazie. Bene, allora grazie all'onorevole Ceracini. Vincenzo Vita deve andare via, bisogna farlo parlare per primo. E infatti qua c'è Vincenzo Vita. Allora, eccolo qua, se c'è qualcun altro. Ma comunque non c'è niente, c'è qualche edificato. Colgo l'occasione però, perché ho visto che dalla platea fa quando lei diceva la vite non c'è di tutti, non c'è controllo. Ahimè, non c'è il controllo forse sui contenuti fino a quando li difende le Nazioni Unite e la democrazia parlamentare delle grandi assemblee. Non c'è controllo sull'accesso, ma c'è controllo sul modello di business. Nel senso che la rete è strangolabile se vengono levate le risorse a quelli che stanno lì per volontariato a difendere la libertà di espressione. E quindi bisogna cercare dei modelli di business alternativi, creare un'economia della rete. Vincenzo, chiedo scusa alla Presidenza, volevo solo fare una mozione organizzativa. Siccome molte volte abbiamo organizzato qui questi eventi grazie all'ospitalità dei parlamentari, però questa volta l'urgenza è molto pratica. Allora, qui sono presenti, oltre a Vincenzo Vita, la senatrice Casaletto, ci sono i due senatori che ci hanno aiutato a promuovere l'evento. Io chiederei a queste quattro persone che sono le istituzioni di oggi stabilire un legame organizzativo su questo punto e di aiutarci a coinvolgere altri parlamentari e arrivare a un'assemblea più significativa su questo argomento, perché la cosa non passi sotto silenzio, perché quello che è stato detto fino ad ora, cioè che le cose si muovono nella passività di tutti, ci sia una sorveglianza democratica urgente su questo punto. Quindi io vi chiedo democraticamente di
crearvi punto di riferimento per noi, di coinvolgere altri deputati e senatori, perché si crei un tavolo da questo punto di vista, un gruppo, se volete, di sorveglianza democratica. Grazie. Grazie, sarò non per retorica, lo dico, sarò piuttosto fugace, perché in verità ho aderito con piacere a questa iniziativa, anche per la stima antica e presente per Glauco Benigni, in una giornata in cui avevo e ho altre incombenze. Per chiarezza, io non sono più nel Parlamento, ne ho fatto parte e posso testimoniare però che tentativi di mettere il bavaglio alla rete si sono presentati numerose volte. Aggiungo anche, per completezza di informazione, con qualche misura un filino meno indecorosa di questo testo, che sembra sostanzialmente una proposta manifesto, com'è ormai pare a me di poter dire, senza adesso mettermi a discettare, come ha fatto con parole condivisibili il professor Maddalena, pare a me parte di una stagione in cui la politica è stretta tra il lobbismo, molte volte i poteri che chiamiamo forti, oppure più semplicemente la mediatizzazione della quotidianità, per cui spesso questi testi sono testi manifesto che si esauriscono dopo qualche ora con due interviste, forse una battuta. Anzi, se mi posso permettere, do anche un suggerimento di metodo: non diamo neanche troppa importanza a un testo che credo non farà nessun iter parlamentare. Faccio un azzardo, se perdo offrirò il caffè. Tutti gli ingredienti per essere un testo dei numerosi che rimangono nel cassetto, forse magari vengono incardinati, sì. Tuttavia, ho aderito con piacere a questa iniziativa e condivido le opere scelte di Glauco Benigni, diciamo così, perché c'è un punto che va al di là. Questo testo è un accidente, però la sostanza esiste, che vi sia una tendenza dentro la stagione, adesso non voglio dire cose in questa sala, credo fin troppo ovvie, tuttavia quella è l'architettura, cioè la globalizzazione, cioè, il mainstream, la politica del segreto, la strategia della chiusura degli spazi di informazione, la censura non come occasionalità ma come una way of life di un certo sistema di potere. E quindi tutta la questione del bavaglio messo all'unico oggetto che le elite, ma la metto un po' in bella, però questo è un tema, vi consegno questa riflessione che meriterebbe, cioè le elite, non solo il sistema politico, le elite non hanno capito bene di che cosa si chiama, cioè la rete, tentativi di metterci il bavaglio sono grossolani, però può anche essere che a furia di provarci, attraverso magari prima o poi qualche cavallo di Troia migliore, qualche cosa accada. E questo è un punto su cui quindi vigilare, introducendo, e qui tocco l'argomento che so essere un punto importante nelle riflessioni di Hauco. Io ho partecipato a quell'IGF, l'Internet Governance Forum, fin dalle sue origini. Fu lanciato come progetto nella famiglia ONU a Tunisi, al World Summit sulla Società dell'Informazione nel 2005 e cominciò i suoi lavori nel 2006 ad Atene. Il primo coordinatore fu Stefano Rodotà, che fu poi bellamente messo da parte quando arrivò nel 2008 di nuovo il governo Berlusconi e l'allora ministro Brunetta pensò di fare a meno di una presenza italiana così significativa. Ma fa parte anche questo delle storie che abbiamo vissuto. Ecco, questo è un tema che tu hai fatto bene a sollevare, perché credo che sia dopo che le forze alternative, bisognerebbe dire di sinistra, ancorché non sia facilissimo disegnarle in questa stagione, però diciamo questo nostro mondo democratico, quello ha detto bene Maddalena, tutto quel mondo che per esempio si è mobilitato anche al di là delle aspettative persino sul no al referendum, si ritrovi per disegnare una strategia. Ecco, io
permetto di consegnarvi appunto questa riflessione. Oggi no a questo testo pateticamente, diciamo, reazionario, chiamiamola così, che non andrà da nessuna parte, però questo è solo un granello di una cosa che c'è sotto le ceneri e richiede da parte nostra, mi permetto di dire un nostro collettivo, un disegno di un'iniziativa, anche per esempio immaginando cosa può diventare quell'IGF, perché ci fu un dibattito all'inizio, e un dibattito non banale, in cui prevalse una linea, e chiudo su questo, tutto il mondo è paese, una linea un po' all'italiana, va, mettiamola così, cioè per non decidere se doveva essere come volevano i francesi, un organismo dei governi con qualche potere di intervento, oppure niente, adesso la dico male, ma io ho vissuto come volevano Stati Uniti e Cina per motivi diversi, cioè tra queste due polarità dialettiche, mettiamola così, prevalse una più comoda via intermedia, che è stata quella chiamata con molta macchiaccia, diciamo così, linguistica, quella degli stakeholder, che in realtà si riuniscono ogni anno in qualche luogo del mondo, fanno un po' di pane, non decidono niente. E però alla mia domanda, ma perché ci troviamo ogni volta che sono andato ora e non decidiamo niente, mi fu risposto con qualche forza, diciamo, dialettica, ma come non capisci che già il solo vedersi una volta produce, mentre invece lì forse si potrebbe immaginare, contraproposta da istruire anche a livello internazionale, poi vedo questa bella iniziativa che ho preso assunto, ecco, si potrebbe immaginare una qualche iniziativa che dica: ma il tema delle fake news non è un tema che si affronta con una grida manzoniana tra il censorio e il grottesco, si affronta andando a vedere quali sono le fonti reali, tu non so che Giulietta lo dice, le fonti reali, come ci sono delle fonti alternative, perché solo la dialettica tra le fonti può dar luogo forse alla ricerca della verità. E con questo io vi chiedo perdono, umilmente, devo scappare, se conta qualcosa la mia adesione a questa iniziativa, essa medesima ci sarà sempre. Grazie. Grazie Vincenzo, veramente grazie, anche perché l'idea che da questo luogo nasca una rappresentanza di società civile e che porta a questi problemi, questa atmosfera, all'Internet Global Forum, perché di questo si tratta, la società civile deve assumere rappresentanze. La UAC è una delle rappresentanze della società civile. In progress. Allora, dopo Vincenzo Vita, Sergio Bellucci. Il senatore Pepe, scusa. L'acqua ha deciso oggi di non farmi parlare, però. A proposito di libertà, no, devo dire che ho molto apprezzato il tuo video su Pandora, quando hai in qualche modo in maniera ottimale disegnato quello che è oggi le potenzialità di Internet, ma credo che ci sia poco da fare, ormai noi stiamo dimenticando che Internet, parecchi si sono dimenticati, Internet nasce sul progetto militare e quindi mi sembra strano che ci hanno fatto giocare fino adesso. E mi domandavo come mai l'hanno fatto. Io credo che vengo dal mondo, diciamo, del 5 Stelle, forse non tutti sanno che che praticamente c'è stato un momento in cui non c'era Zuckerberg con Facebook, c'era il Meetup, piattaforma su server americani, dove noi praticamente cominciamo a fare le prime discussioni, cominciamo in maniera granitica, come dire, quasi primordiale. Cominciamo a fare le prime occasioni di incontro e cominciamo a vedere come le potenzialità di questo strumento. Ma è anche vero che Internet ha permesso di selezionare una classe politica, come dire, abbastanza manovrabile, e i risultati si stanno vedendo tutti. Non tutti sanno che la Camera è una pentastellata, quindi probabilmente il disegno di legge non l'ha manco scritto lei, anzi cosa probabile, quasi certa. E la cosa interessante è che mi sono occupato di vari temi, specialmente sul fronte vaccini, e ho notato nel momento in cui mi sono occupato di questi temi di una nuova forma, di un nuovo lavoro che stavo uscendo,
quello di influencer, cioè ovvero sia dei profili falsi che magari una persona o più persone con diversi profili incominciano a fare tendenza sulle discussioni. E questa cosa l'ho vista anche nei meetup, l'ho vista anche nei gruppi su Facebook, quindi mi domando come mai un professore che è molto vicino alle multinazionali farmaceutiche riesca ad avere molti mi piace, molti like, mentre io a malapena riesco ad arrivare a un numero molto esiguo. E insomma c'è questa nuova forma di professione, questa nuova moda di influencer, e ho il dubbio che insomma ci facciano giocare ancora per molto, perché nel momento in cui si renderanno conto che c'è la possibilità di creare un movimento che non sia controllato dall'alto, controllando i vertici, cosa è purtroppo credo per il Movimento 5 Stelle, nel momento in cui c'è intravedono questa possibilità, io sono sicurissimo che metteranno il bavaglio alla rete. Useranno degli algoritmi, oggi guardate, è possibile addirittura con Amazon riuscire a far arrivare il prodotto anticipando quello che è addirittura la richiesta del cliente. Cioè il cliente a questo punto qua uno prevede a seconda dei click, a seconda di quello che ha fatto la ricerca in rete, ad avere il prodotto, cioè avvicinare il prodotto, cioè, ma molto probabilmente ci saranno molte probabilità che questo prodotto sarà richiesto entro 8 ore, quindi l'abbonamento che fa Amazon ti riesce a portare il prodotto entro 12 ore, cosa impossibile qualche anno fa, ma adesso lo si riesce a fare, e noi avremo anche lì un prodotto politico. Già oggi il movimento attraverso Google, attraverso gli algoritmi, si fa dire qual è l'argomento che tira quella settimana e passa un blog o magari qualche, che ne so, discorso di fine aula, e il Movimento 5 Stelle si occupa di quel problema che la rete ha indicato. Questo è marketing politico allo stato puro, cioè noi stiamo assistendo a quello che è marketing commerciale portato in politica, e questo sta creando delle strutture, credo, a un punto tale da farci rimpiangere la vecchia nomenclatura politica. Già adesso qualcuno comincia a dire stava meglio quando stavamo peggio. La velocità con cui stanno avvenendo questi eventi è talmente elevata che porterà delle enormi distorsioni, e a cui diciamo presumo che l'unica possibilità che noi abbiamo è aspettare che abbiano gli effetti nefasti che noi tutti in qualche modo possiamo prevedere, per poi mettere in mano a quello che saranno le macerie che rimarranno di questa società. Ma ho paura che questo disegno di legge non credo che va avanti, aveva ragione l'ultimo redattore che è stato prima di me, che non ricordo il nome, ma sicuramente ci saranno altri. Quindi giocattolino ce l'hanno ancora dato per poco, ma spero di sbagliarmi e vediamo un attimino quello che saranno i risultati. Ho finito. Qualcosa. No, dicevo che ci piaccia o no il personaggio. Lady Di ha detto nel 2001, dopo l'attacco alle 12 gemelle, che si stavamo preparando, che ci stavano preparando per una dittatura mondiale fascista con i militari a capo. Ora ci stiamo arrivando, cioè poi questa è dittatura, le elite del dittatura. Mi pare che sia abbastanza. Poi uno può dice cosa c'entra il fascismo? Fascismo globale, no. Ma che c'entra? Che c'entra? Ci sono in molti che dalla rete lanciano in parte molto giustamente gli alert, state attenti, torinalismo, Orwell e così via, tra cui David Icke. Abbiamo registrato, grazie. A chi tocca ora? Sergio Bellucci, for president. Però siccome abbiamo una lunga lista di interventi, pregherei tutti gli intervenuti di fissare le questioni che vogliono discutere, poi noi teniamo la registrazione di tutto, perché servirà per andare avanti sul discorso a cui accennava anche Vincenzo, cioè dire, costituire un comitato permanente. Io propongo che sia la UAC che si assume il compito di fare questa gestione, e bisogna andare avanti. L'avvocato Mori ha fatto le proposte, tra le altre cose, sono emerse delle linee di difesa, dobbiamo consolidarle. Quindi sostanzialmente concentrare i brevi interventi, altrimenti non ce la facciamo completamente. Una donna, fate parlare una donna, sempre con tutti gli uomini avete parlato. 10 persone. Allora,
Sergio Bellucci, poi si prepari Zaccone Teodoni. No, poi tu no, perché qui c'è la presidenza che decide chi è che parla. Va bene? Adesso che ragionamenti sono. Allora, Sergio Bellucci, la parola. Ma io mi soffermerò pochissimo sul tema, diciamo, del disegno di legge Gambaro, perché credo che la proposta che ci viene qui avanzata da Giulietto e da Glauco Benigni sia più di lungo respiro del testo di cui abbiamo discusso oggi, che sono state già dette molte parole alle quali non voglio aggiungere altro. Credo che il tema sia sostanzialmente, non ho qui la possibilità di far vedere un grafico che avevo portato, ma non è un problema, proverò a sintetizzarlo. Il problema è il rapporto tra l'informatica messa sulla rete, che è una cosa già leggermente diversa dall'informatica, e l'uomo, l'umanità. Io credo che se oggi voi provate ad essere assunti in un posto di lavoro, potreste scoprire qual è la vostra religione. Perché quasi sicuramente al 99,9% l'ufficio del personale dell'azienda che vi sta interrogando avrà una scheda desunta da Facebook nel quale il vostro profilo di dati sensibili su quelli che sono i vostri gusti, da quelli sessuali fino a quelli politici, passando per i religiosi e tutti i vostri comportamenti, sono tutti quanti incasellati in una bellissima nuvola che vi descrive alla perfezione, con un piccolo applicativo che, se volete, poi vi trovo le indicazioni, con 2 ore di navigazione su Facebook, come fate normalmente. Ma questo non deve essere sempre negativo, non è detto che sia sempre negativo. Non lo so, questo è il suo giudizio. Io mi preoccupo un pochettino se qualcuno mi può incasellare, se lei non si preoccupa. Assolutamente mai. Benissimo, cioè, penso che è un problema di gradi di libertà che uno pensa di avere o spera di avere da una società nella quale vive. Ecco, io credo che il problema è questo, il rapporto tra gli algoritmi, le strutture di controllo, di verifiche e le libertà dell'individuo. E questo io credo che sia il punto di partenza di questa discussione che la UAC ci propone, che credo debba in qualche modo essere al centro della nostra discussione. Marketing politica, diceva l'ultimo intervento prima del mio, insomma, il marketing politica l'ha introdotto negli anni 60-70 la politica americana, nel nostro paese è stata importata all'inizio degli anni 90 con l'avvento di Forza Italia, c'è una bellissima fiction, se non l'avete vista andatela a cercare, che racconta come un personaggio del gruppo Fininvest convinse Berlusconi che il marketing poteva essere utilizzato in maniera ottima per costruire il consenso politico. Il tema, purtroppo, qui voglio dire la cosa e poi chiudo, è lo stato dell'arte dell'attuale discussione intorno al rapporto tra propaganda, l'industria di senso, cioè quell'apparato mediatico che tende a costruire il senso della vita. L'umano ha costruito nel Novecento un'industria unica che non era mai esistita nella sua storia. Perché fino a qualche decennio fa il senso della vita con cui noi organizzavamo dalla mattina alla sera i 7 giorni a settimana, i 30 giorni del mese, i 365 giorni dell'anno, nella loro materialità, erano depositari di una relazione umana che nei territori si produceva e che caratterizzava le vite nei vari territori, tant'è vero che si viaggiava per andare in altri luoghi dove si viveva con due schemi di vita diversi. I processi invece che hanno prodotto quella grande struttura, quella grande innovazione che è nata dopo il 1929, dopo la crisi del 1929 negli Stati Uniti, che ha prodotto l'industria di senso, ha portato ad un'industria che produce un senso di vita unico a livello planetario, facendo profitti giganteschi nella costruzione di quello che è l'immaginario e il senso della vita di tutte le persone sulla scena mondiale.
E allora questo è il punto sul quale dobbiamo soffermarci, è che la rete oggi ha messo a disposizione strumentazioni leggermente più sofisticate, individualizzabili, che Obama utilizzò moltissimo per la sua elezione 10 anni fa e che nell'elezione di Trump hanno dimostrato la loro capacità, la loro permeabilità a strutture nuove che non esistevano all'era di Trump. Le fake news non sono il commento di una persona su quello che ha fatto Gentiloni o quello che ha fatto Renzi su un social network. Le fake news sono strutture informative create da aziende che sulla verosimiglianza di dati costruiscono flussi permanenti di informazione che orientano il senso degli individui. Questo è il punto. Non c'è nessuna legge che può arginare questo, perché questo qui è il punto sul quale l'organizzazione della comunicazione social ha costruito la profilazione. E noi siamo tutti testati, perché rispetto al flusso delle fake news che vengono introdotte da queste grandi aziende, che sono non le over the top, ma che lavorano accanto alle over the top, in funzione di quello, cioè in funzione della risposta dei singoli individui, cioè credo a quello e non credo a quell'altro, dico una cosa sui vaccini o dico una cosa sul... ho finito. O dico una cosa sulla guerra, dico una cosa sul governo, dico un'altra cosa sulla bocciofila, rispetto a quello profilano gli individui e costruiscono quello che per il marketing e per i servizi segreti serve a controllare le persone. Questo è il punto. Allora, guardate che la proposta di Camera, finisco, ho chiuso, la proposta di Camera, perché avviene oggi e perché ha queste caratteristiche? Perché due governi forti dell'Unione Europea, quello francese e quello tedesco, hanno improvvisamente compreso che la rete è molto di più del facciamo il Twitter e informiamo di un disegno di legge che abbiamo scritto, oppure la battuta da fare per tenere insieme in qualche modo il filo della storytelling di quel partito o di quel leader. La rete è molto di più nella sua capacità di controllo, e improvvisamente sia la Merkel che Hollande hanno capito che le grandi strutture informative potevano portare a un'influenza sostanziale sull'esito delle elezioni nei loro paesi. Questo è il punto geopolitico che abbiamo oggi. Si stanno ponendo il tema che tra un mese e un mezzo, fra due, I grandi flussi che lottano per smantellare l'Unione Europea, a prescindere dal fatto che sia neoliberista o meno, io sono contro l'Unione Europea neoliberista, ma la dimensione dell'Unione Europea mette in discussione gli assetti geopolitici che gli Stati Uniti hanno finito. E il problema è questo. Il problema che abbiamo di fronte oggi sono i gradi di libertà che dobbiamo continuare a garantirci contro questi flussi. E allora la messa in discussione della rete non riguarda semplicemente il DDL Gambero, ma riguarda la struttura con la quale la rete oggi funziona. E non è detto che questa sia l'unica modalità per garantire la possibilità agli individui, al mondo, di poter essere connessi e comunicare tra loro. Questa è la modalità del controllo contro la quale dobbiamo lottare. Bene, continuiamo i lavori, stanno andando bene, c'è tanto entusiasmo, meno male, cercheremo delle soluzioni, non parleremo solo dei problemi. Zaccone Teodori, che aveva anche la bontà di presentarsi, perché tra l'altro abbiamo avuto una susseguirsi di oratori che, insomma, a parte il loro nome e cognome, non hanno detto nient'altro di loro stessi. Insomma, tu vuoi presentarti? Sì, vabbè, questo è come un angelo Zaccone, Teodosi. Teodosi. Visto che ci conosciamo da qualche secolo. Scherzo. Vabbè, io intervengo semplicemente, visti i pochi minuti a disposizione, manifestando un'adesione di massima all'iniziativa, nel senso che è evidente la necessità in Italia, in questo momento storico, di trovare dei luoghi di discussione critica rispetto allo sviluppo della rete.
luoghi che oggettivamente non ci sono. Se questo fosse un paese normale, dibattiti di questo tipo dovrebbero essere avviati anche nell'ambito dell'autorità per le garanzie delle comunicazioni, che continua a manifestare un sostanziale silenzio e sonnolenza rispetto alle tematiche critiche dello sviluppo della rete. Ho qualche dubbio rispetto allo statuto della costituenda World Activist Community promossa da Glauco, ma non è questo l'oggetto. Oggi è una presentazione di un percorso, mi sembra l'avvio di un percorso. Poi in chiusura dell'intervento dirò qual è il piccolo dubbio con una piccola, diciamo, provocazione intellettuale. Rilancio però il ragionamento sviluppato dall'amico Sergio Bellucci. Io ho una struttura di ricerca che si chiama Istituto Italiano per l'Industria Culturale, che cerca di fare analisi critiche della politica culturale e dell'economia mediale in questo paese. Il problema principale è che noi da decenni stiamo dando per scontati gli assetti del sistema di potere dominante nel sistema mediale nazionale. Questo va dai tempi della costruzione del duopolio Rai Mediaset allo sviluppo nel triopolio Rai Mediaset Sky e evidentemente allo sviluppo della realtà del web. Mi sembra però che a fronte, diciamo, delle critiche nei confronti di rischi liberticidi di iniziative come questa della proposta Gambaro e altre, manchi dal dibattito anche oggi la necessità di ragionare sul senso o meno di un ruolo dello Stato, ovvero della mano pubblica, nell'accompagnare questi sviluppi. La mano pubblica, lo Stato, non necessariamente ha una funzione censoria, può avere una funzione ovviamente di stimolo, anche rispetto a un'estensione del livello di pluralismo che la stessa rete può garantire. L'ha sostanzialmente evocato indirettamente Sergio Bellucci. Cioè, forse da sviluppare un ragionamento molto più radicale sulla trasparenza degli algoritmi, per esempio, sul fatto che comunque una serie di fenomeni che stanno modificando l'assetto del sistema sociale e dei meccanismi di consenso politico incidono sulla democrazia molto più radicalmente, nel senso proprio molto di più alla radice rispetto a un piccolo tentativo normativo di controllare tra virgolette in qualche modo comunque di limitare il consenso. Io credo comunque che non si possa completamente minimizzare il problema delle conseguenze nefaste e negative che possono determinarsi con un uso improprio della rete. Mi rendo conto che dire uso proprio se improprio, per chi ha una visione molto liberal anarcoide, è difficile da definire. Però io ho seguito con il mio gruppo di ricerca il dibattito negli ultimi mesi, sviluppato anche in Italia ma anche in altri paesi europei, anche negli Stati Uniti, rispetto al cyberbullismo e alle conseguenze negative, diciamo, di una serie di comportamenti. Credo comunque che si debbano introdurre nuove normative? No, probabilmente però bisogna determinare un accrescimento delle risorse del sistema della magistratura, perché voi sapete perfettamente che esistono delle leggi che potrebbero anche limitare gli effetti degenerati della denigrazione, della diffamazione e anche ovviamente quello che succede in materia di cyberbullismo, però mancano le risorse, sapete perfettamente, c'è la senatrice Ferrara che auspica, come insomma, lei certamente anche sa, insomma, l'approvazione di questa legge contro il cyberbullismo, dopodiché questa legge è totalmente priva di risorse, è una dichiarazione di intento positiva e condivisibile, non determina di fatto nessun rischio di censura, diciamo, quindi anche i libertari non credo possano avere alcuna preoccupazione nei confronti di questa legge, ma non determina alcun effetto immediato, quindi probabilmente non bisogna modificare le leggi o estendere nuove fattispecie di reato, però bisogna consentire che la magistratura e anche la polizia postale, soprattutto in quei casi in cui qualcuno qui ha avvocato come unico elemento la violenza non è soltanto quella fisica, ovviamente ormai anche quella verbale e d'opinione, in realtà forse bisogna dotare di maggiori risorse. E personalmente mi rendo conto che rispetto a un uditorio prevalentemente, sto finendo il lavoro, libertario, questo è probabilmente una proposta oscena, io sono dell'idea che comunque si debba assicurare la identificabilità dei soggetti di chiunque
come dire, utilizza la rete, nel senso, così come io non sono libero di andare a scrivere su questo, sul muro con la vernice spray, gioco benigni e un imbecille, o se lo scrivo, se mi becca in quel momento, no, un saccone, un idiota, insomma, anche questo non scherzo, quindi credo che il problema dell'anonimato in rete sia una delle questioni che debbano essere affrontate, senza avere paura, come dire, perché massima libertà a chiunque, forse non estensione, diciamo, di nuove norme penali. Ma tutti sono rintracciabili in rete? Beh, non so se lo sai. È un'esperienza, se lei parla con insomma, rintracciabili con dei tempi. Con quindi non è, l'anonimità non esiste in rete? No, non è vero. Beh, poi ne parliamo. Se parla con un dirigente della polizia postale, con qualche magistrato, insomma. 18 anni di lavoro nelle telecomunicazioni, allora, fatti servire allora, ad Orazio. Posso dimostrare che forse potrebbe essere una delle iniziative che appunto il WOC o il dibattito su queste tematiche dovrebbe sviluppare. Quindi penso che comunque la riflessione sul senso dello Stato, sul ruolo che la mano pubblica può avere per uno sviluppo plurale e aperto della rete debba accompagnarsi a iniziative come questa promossa da Glauco Benigni e Giulietto Chiesa. Piccolo dettaglio, invece chiudo su questo, veramente un secondo, all'articolo 11 dello Statuto della Costituente Associazione c'è costituita associazione. C'è una questione che mi ha fatto un po' sorridere e che evoca, allora dice, nel corso di ogni votazione finalizzata all'esercizio della vita democratica della UOC, a ciascun socio spetta un voto. Poi c'è un articolo 1A. Nel caso in cui il socio abbia conferito alla UOC mandato per vendere spazi pubblicitari, ovviamente i voti vengono misurati in funzione, diciamo, del traffico che ogni blogger o ogni operatore sulla rete propone. Allora, questo evidenzia che evidentemente la UOC ha due anime, un'anima, diciamo, politico, sì, è un'anima in qualche modo commerciale, questo volevo in qualche modo un chiarimento, però la battuta era sul fatto che come molti di voi sanno c'è stata una riforma della SIAE, qui si apre tutto un capitolo sul monopolio, non monopolio, il ruolo delle società di collecting di diritti eccetera eccetera, che ha determinato che alcuni anni fa lo statuto della SIAE sia stato radicalmente cambiato, nel senso lo statuto della SIAE con i suoi 90.000 iscritti, che rappresentano buona parte del nervo dell'industria culturale, comunque della creatività in Italia, fino allora si votava, ogni iscritto aveva un voto, dopodiché qualcuno, che in realtà è un'ottica ovviamente neoliberista, per usare un aggettivo abusato ma corretto, ha ritenuto che invece si dovesse votare in funzione dei flussi di redditi che l'autore o l'editore determinava alla società. C'è stata una sorta di degenerazione plutocratica, si sarebbe detto un tempo, comunque neoliberista, di quella che comunque fino ad allora, fino alle ultime elezioni, era, diciamo, una struttura democratica, poi influenzata dagli editori, dalle lobby, eccetera, eccetera, è un altro discorso. Allora, quando ho letto questi due articoli, mi è venuto a dire, speriamo che non avvenga come quello che è successo con la SIAE, insomma. Grazie. Allora, grazie infinite, Angelo. Però brevemente mi hai provocato, è vero, la UAC che poi rimanderà gli appaddati appuntamenti con tutti voi nella prospettiva di costruire la società civile che poi sia rappresentata. Non ha due anime, l'anima è una sola, soltanto che ci sono delle componenti nell'essere umano. C'è il corpo e c'è poi, insomma, bisogna pure mangiare, anzi le anime sono tre, quelle dei contenuti, quelle dell'accesso alla rete e quella del modello di business. E noi siamo uni e trini, non siamo neanche due anime, uni e trini. Un polo della trinità è che bisogna costruire un'economia che favorisca la sopravvivenza di coloro i quali si dedicano alla rete, se no verranno strangolati da Google AdSense. Adesso è il momento, io chiedo a tutti i signori di fare un attimo, insomma, anche perché comunque dalle liste c'è Nicoletta, scusa, qua c'è scritto Forcheri, non lo so, è vero, prego. Sì, solo un inciso ancora, ricordiamo che la riforma, i due delitti, le norme punite fino a 24 anni, si applicano a tutti, anche alla stampa. Cioè, questo è il concetto, cercano di non farlo passare, proprio perché vuole essere un bavaglio a tutta l'informazione. La rete viene usata come scusa, ma questa è una censura di regime che vogliono portare avanti. Fuorviare l'opinione pubblica anche a mezzo rete, quindi basta anche un articolo di giornale. Attenzione, perché questo ci può aiutare anche a trovare alleati, anche nella stampa. Testate come Libero, La Verità, che già ci danno spazio, potrebbero tranquillamente
parlare e attaccare questo progetto, perché forse non si sono accorti che attacca anche loro. Bene, allora diamo la parola decisamente a Nicoletta, perché c'ha fame, deve andare via, si sta agitando. Buongiorno, sono Nicoletta Forcheri, sono, dunque, parlo a titolo di blogger, cioè nel senso sono stata una blogger per tanti anni sul net, in particolare con vari blog, ma in particolare con un sito che si chiamava Stampa Libera, non c'è più perché siamo stati attaccati in tutti i modi, e poi parlo in veste di ricercatrice di studi monetari, un centro studi monetari, comunque quasi 10 anni che mi occupo della problematica monetaria. Quindi reagisco adesso a quello che ho sentito molte cose condivisibili, ma ho sentito anche delle cose che non sono condivisibili, nel senso che se noi non abbiamo un'analisi della situazione, del perché ci succedono questi colpi bassi, perché questo è un colpo basso dopo il referendum, il tentativo di storpiare la Costituzione, del perché succedono questi colpi bassi e da chi li manda questi colpi bassi, noi non avremo l'energia, la lungimiranza di reagire. Prima di tutto dobbiamo dimostrare unità di corpo, cioè noi dobbiamo essere uniti. Nel frattempo io cosa constato? Constato una miriade di gruppi che si formano e che fanno consorteria, e che i ricercatori stessi si snobbano, cose varie. Comunque una cosa non condivisibile, che ho sentito dire, è che la rete è libera. Ora, se uno analizza la rete, in realtà vabbè che possiamo ancora, ce lo lasciano ancora fare, dire alcune cose, però la rete è dominata, come ha detto il collega qua vicino, dagli over the top. Una parola che ho sentito oggi, chi sono gli over the top? Bene, io l'ho analizzato in tutti questi anni, gli over the top sono Google, Amazon, sono Facebook, YouTube, sono Visa, PayPal, eccetera. Per quello che riguarda il settore del turismo sono Expedia, TripAdvisor, Booking.com, che è The Priceline Group, e Amazon con Airbnb, che ci stanno mettendo proprio le grinfie nei tutti i nostri redditi da turismo. Quindi, e chi sono queste persone? Cioè, chi sono queste persone giuridiche? Chi sono? Sono tutte, quando uno va a vedere la struttura proprietaria, sono tutte governate, dominate da fondi hedge, da fondi speculativi, appunto con sede in Delaware. Chi sono? The Vanguard Group, State Street, BNP Paribas, Norges Bank, BlackRock, eccetera. Quindi, soliti noti. I soliti sì, noti. Questi qua, ma noti e ignoti, perché sono nominees e si nascondono dietro a tutte le leggi del Delaware e agli studi legali. Sono questi, quindi non è un mercato, è un trust. Un trust è punibile ai sensi delle norme anticoncorrenza dell'Unione Europea. Quindi bisogna, quando si parla in questi convegni qua, bisogna avere attenzione alle parole che si usano, e bisogna fare attenzione a non storpiare le parole in senso orwelliano. Questo non è un mercato, questo è un trust, questo è un monopolio, questo è un oligopolio, questa, qua c'è abuso di posizione dominante, qua c'è intesa sui prezzi, qua c'è intesa sulle condizioni, eccetera. Quindi sono questi qua. E chi sono questi qua? Io li avevo già incontrati nella mia ricerca. Questi qua sono quelli che guidano, dominano, controllano le banche, in particolare le banche dealer, le banche specialiste in titoli di Stato. Queste banche specialiste in titoli di Stato sono un cartello. Cosa sono e cosa fanno queste banche? Vanno creando moneta dal nulla, vanno a comprare i nostri titoli del debito, quindi comprando i nostri titoli del debito sono quelle che condizionano il prezzo dei titoli del debito, condizionano il fatto che ne compreranno o no, condizionano il fatto che da AAA sono diventati AA e poi da AA sono diventati BBB, e che condizionano il fatto che stiamo fallendo, come se uno Stato potesse fallire, ma loro fanno come se noi potessimo fallire. Noi stiamo fallendo come Stato, infatti stiamo fallendo. Secondo loro, non secondo noi. No, ma noi stiamo fallendo come Stato perché noi comunque non cambiamo le parole, non abbiamo un'analisi chiara della situazione, e quindi soggiacciamo alla loro retorica, perché qua si tratta di menzogne e di retorica. Visto che la gente è ignorante di figure retoriche e che si è arrivati persino ad accusare a un certo punto Sallusti per un'iperbole, e io l'ho difeso quello, perché la gente non sa neanche più cos'è un'iperbole, cioè chi fa gli attacchi lo sa, ma la gente è ignorante, quindi dice ah sì, il cattivo Sallusti che ha utilizzato quello che un normale avvocato utilizza tutti i giorni per difendere il suo cliente, cioè l'iperbole, ma perché la gente è ignorante di figure retoriche, quindi passano le peggio cose. Ora, cosa sono questi?
questi over the top. E cosa sono questi fondi? Questi fondi sono la futura banca. C'è un attacco non solo al nostro paese, ma nasce un attacco alle banche. E la moneta del futuro non sarà né la banconota, che ormai è ristretta, né la moneta bancaria nei nostri depositi, che vediamo che è pesantemente attaccata dai bail-in eccetera eccetera, sarà la moneta digitale. La moneta digitale attraverso PayPal, Visa e tutti quanti. Ci sono sempre nomi diversi, ma sono sempre loro evasori totali, truffatori totali, bugiardi totali, che truccano i conti e ci truffano completamente. Siamo sotto un attacco di questi qua. Ora noi dobbiamo sapere, io sono esasperata perché vedo signori tanti, diciamo, specialisti, professionisti, avvocati, notai, politici, che non hanno ancora il polso della situazione. Quindi noi stiamo andando a capofitto, giù a testa in giù. E questa cosa è esasperante. Sono l'unica donna che si occupa di questa materia e non mi fanno mai parlare, per questo che sono un po' agitata. E adesso